come prima notte è stata una notte abbastanza lunga, anzi alle 4 io, Nicole e i bambini eravamo svegli a guardare un cinema e ora poi ci siamo ridormentati, ci siamo risvegliati intorno a mezzogiorno. Ora stiamo andando da mia mamma e mia sorellina che ci hanno invitato a mangiare, quindi ho ancora visto la casa nuova di mia madre, quindi sarà una cosa nuova anche lì, e poi la sorellina andiamo a mangiare. Sono qua con mio fratellino ancora. Ciao, ciao, ciao. È stato un risveglio bestiale perché c'è stato uno scroscio incredibile, un temporalone. Sembrava una cosa, un rumore strano da sentire. Quindi era un suono totalmente non nuovo, ma mi ha risvegliato un po' vecchi ricordi. Noi andiamo, ci vediamo dopo. Ciao. Siamo arrivati dalla mia sorellina. E ora facciamo un bel pranzo tutti insieme. Mi sembra di tornare indietro nel tempo. È cotta, la pasta è cotta. Queste sono le mie nipotine, vieni qua, vieni qua. Arianna e Leonora sono le mie nipotine gemelle, sono gemelle diverse, sono le cuginette di Lela e Emilia. Vuoi dire qualcosa? Ciao! Ciao, e tu? Ciao! Allora, una sta iniziando a fare barcavela, lei sta inseguendo le orme dello zio, sta facendo lezioni di vela. Ti piace? Sì. Puoi venire in America a guidare il barco con lo zio? Ah, quindi ho una mia capitana che mi sta seguendo. Leonora invece, lei è molto più artistica, giusto? Cosa ti piace fare? Suonare piano? Poi? Gli animali, piace le cose con gli animali? Quindi diventerai un veterinario? Forse. Ah, quindi sono le figlie, ovviamente, di mia sorella. 12 anni ed è bello. Sono 7 anni che non le vedevo. Grandioso. Don't smile! Questo è il Lago Maggiore. Qui. Cinzia, vieni qua. Questa è mia sorella, ragazzi. Mia dolce sorellona, più grande, più matura. La vecchia. Però li porta bene i suoi 55 anni. Questa è una gioia bellissima. Qui dove è tutto iniziato, la mia passione, proprio qua c'è Cerro di Laveno, qua dove è iniziata tanti anni fa. Molti anni fa, la mia passione per la nautica. Con una scuola di kayak. E poi ho fatto dei corsi di vela e lì è iniziato il tutto. E poi è diventata la mia professione. Incredibile, ma vero. Dovete tirare via, dovete far tagliare quel pino però. Dobbiamo far tagliare quel pino. Andiamo avanti. Come non fermarsi a fare due passi a Stresa, piena di hotel, fantastico. Da tanto che non sono qua, bellissimo. We started off so strong. We had our dreams to follow. But what the hell went wrong? How come I feel? Questo è il pane più buono che abbia mangiato negli ultimi 7 anni. Yes. È pazzesco, tutto è più buono, tutto ha più sapore, incredibile. E poi non poteva essere una cosa migliore avere un pranzo con la mia famiglia davanti al lago. Oh, questa è mia mamma. Ciao Fausta. Questo è uno dei momenti più belli che aspettavo. Questo posto è bellissimo, ragazzi, Arona. Ha un lido, se non mi ricordo più il nome, però sono tra Stresa e Arona. L'acqua è bellissima, pulita, non fa freddo. Non sapevo questo posto, ma ancora mio fratello mi ha detto che era nuovo e ho detto ma sì, dai, vediamo. Quindi sono rimasto stupito da quanto organizzato è, quanto pulito è e oltretutto molto cheap, non è caro per niente. Questo è il posto, molto carino. Arona, tra Arona e Stresa. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Do
ragazzi, a Rona è cambiata una cifra, in meglio chiaramente, troppo troppo bella. Queste ore sto visitando Rona da tanto che non la vedo, poi avrò un appuntamento interessante col sindaco di Rona per parlare e vedere un po' che cosa hanno fatto in questi anni. E poi ho notato l'acqua pulitissima, neanche l'oceano Pacifico è così pulito, bravi, bravissimi. Sto vedendo un sacco di cose positive, cose nuove e positive che sono state fatte a Rona, veramente bellissimo, fiero. Questo che spettacolo è il corso di Rona, fighissimo. Questa è una piazza nuova che chiaramente non conoscevo, molto bella. Corrado mi dice che fanno dei concerti d'estate, però per ora ci siamo rinfrescati su queste fontane. Emilia è super bagnata, lei non mi piace tanto e io mi sono rinfrescato anch'io, bellissimo. Bella piazza anche questa, bellissima. Con la famiglia a mangiare un piatto stupendo, una baita qui sopra stesa, rimane queste cose fuori con Corrado. Poi adesso questa grappa, una grappa ragazzi, non la provo da almeno 7 anni e devo dire che forte. E mi viene da domani.